Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come da titolo, oggi andremo a vedere un prodotto diverso dal solito, ma che sono sicuro in questo periodo vi possa interessare. E sto parlando ovviamente di una trappola per zanzare, ma non una qualunque trappola per zanzare. Infatti, quello che vi porto oggi sul canale è una trappola dedicata alla cattura della tanto odiata zanzara tigre. Ma come sempre, prima di cominciare, vi chiedo il consueto supporto, iscrivendovi al canale ed attivando la campanellina delle notifiche, per supportarmi e quindi permettermi di portare altri contenuti nel tempo, sperando ovviamente che siano graditi. Bene, ma veniamo alla recensione di oggi, perché molti di voi dalle mie premesse si chiederanno: com'è possibile che esista una simil trappola dedicata a questo tipo di zanzare, considerando che sarebbe la scoperta del secolo probabilmente? Beh, ovviamente prima di procedere nel dettaglio, o efficacia o meno, vi dico già che non è la scoperta del secolo, quindi sappiate che questa macchina può essere solo un aiuto nella guerra quotidiana che abbiamo con le zanzare ed in particolar modo con le zanzare tigri. Infatti, come sapete, questo particolare tipo di zanzara è ostico per tre motivi. Il primo è che è attivo anche di giorno e già questo dovrebbe bastare. Il secondo è che è una razza di zanzara molto aggressiva e numerosa nei luoghi dove si trova e quindi potrebbe rendere assolutamente un incubo anche un semplice pranzo all'aria aperta. Ed infine è una zanzara che si riproduce molto velocemente e che quindi diventa un vero e proprio problema in alcuni luoghi. Conoscendo questi aspetti, che magari già ne eravate al corrente, veniamo alla trappola in questione, che si caratterizza per essere assolutamente ecologica ed infatti, come vedrete, non si serve per il suo operato né di veleni né di pesticidi né tantomeno di elettroshock, producendo quindi rumori, odori e residui delle griglie ad alta tensione che noi tutti conosciamo. Ma la trappola in questione è in realtà abbastanza famosa ed in particolar modo è famosa l'azienda che la produce, ovvero la tedesca Biogenz, che si è resa famosa negli anni passati per un'altra trappola per zanzare che si chiamava Mosquitar, che era una grossa trappola da giardino e si serve tutt'oggi dello stesso identico principio di funzionamento del prodotto che vi voglio far conoscere, ovvero questa azienda ha brevettato una sostanza che simula l'odore della pelle umana, che viene utilizzata da queste trappole per attirare le zanzare e conseguentemente aspirarle all'interno della macchina trattenendole nel recipiente di raccolta dedicato. Detto così sembra tutto molto semplice, ma nello specifico le peculiarità sono molte di più. Allora, prima di tutto la Mosquitar citata funzionava sì, ma aveva qualche difetto, ovvero il costo, in quanto costava e costa tuttora oltre le 150 euro, alle quali va aggiunto il costo del sistema di produzione di anidride carbonica, che oltre ad incrementarne il prezzo totale va anche ad incrementarne l'ingombro complessivo del sistema, rendendo di fatto il tutto sì e molto efficace, ma allo stesso tempo molto scomodo, soprattutto per chi non aveva esigenze di protezione su grandi spazi, in quanto, come detto, la Mosquitar era ed è tuttora la soluzione proposta dall'azienda per i grandi giardini. Fino ad ora, appunto, in quanto è uscito un modello più accessibile sia in termini di ingombro che di costo, che è proprio il dispositivo di cui voglio parlarvi, che si chiama Home, nello specifico Biogenz Home. Ovviamente vi lascio tutti i link qui in descrizione. Questo modello, come detto, si serve dello stesso identico principio di funzionamento, ovvero ha al suo interno una bustina attrattiva, tira le zanzare sopra la trappola che poi a loro volta vengono aspirate all'interno della stessa. Questo modello però si contraddistingue per essere usato in ambienti interni oppure all'esterno, in spazi non eccessivamente grandi o comunque acquistandone anche più di uno. Ma vediamolo nel dettaglio. Come detto, questo modello è ecosostenibile in quanto non contiene ingredienti tossici e la stessa miscela utilizzata come attrattivo non è nociva e dura oltre un mese. Bene, qua mi fermo subito però per fare qualche appunto rispetto a quanto dichiarato dal costruttore. Questo modello è fornito con una miscela diversa da quella normalmente fornita con la Mosquitar più grande, citata precedentemente per l'uso esterno appunto. Tant'è che si chiama Home Sweet Scent, ovvero pensata per un uso interno. Questo fa presumere, e ve lo confermo, che è comunque di una potenza inferiore rispetto a quella che la Biogenz vende per l'uso esterno. Quindi il mio consiglio è quello di usare la miscela Home solo se usate effettivamente la trappola all'interno delle vostre case. Altrimenti, se come me usate la trappola all'esterno,
come può essere un balcone o un giardino, allora acquistate ed utilizzate comunque la fragranza per uso esterno, che si chiama invece Sweet Scent, che è ovviamente più forte e, stando a quanto riportato dal costruttore, dura ben 2 mesi. Io dal canto mio, per quanto riguarda queste miscele, vi posso dire che la differenza in termini odorosi, chiamiamoli così, si sente già trascorse le prime 2 settimane. Quindi vi consiglio di verificarne di volta in volta l'efficacia della trappola, quanto dipendono da molti fattori, quali il vento, l'umidità e la temperatura del luogo in cui andrete poi di fatto a installare la trappola. Detto questo, procedendo, questo modello è fornito anche con un paio di luci UV, che aiutano ad attrarre anche gli altri tipi di zanzare ed insetti, che a loro volta sono posti su un cornicione riscaldato che simula anch'esso la temperatura corporea del corpo umano. E qui potete ormai intuire lo stratagemma usato da questo prodotto, ovvero la fragranza interna simula l'odore della pelle umana, che congiuntamente al caldo prodotto aiuta ad attirare le zanzare, che ricordo sono attratte da odore, calore e anidride carbonica. E qui capiamo anche perché la macchina da giardino, cavallo di battaglia dell'azienda, dispone anche di un set integrativo per produrre la CO2, che come detto va a completare un vero e proprio sistema che simula il corpo umano e lascia quindi poco scampo alle zanzare. Questo modello più piccolo ed accessibile ovviamente non dispone di un sistema di produzione di CO2, fermo restando che nessuno vi vieta di installarne uno con le dovute precauzioni. Venendo invece più nel dettaglio alle caratteristiche del dispositivo, vi segnalo che lo stesso è alto 30 cm ed ha un diametro di ingombro di circa 20 cm. È alimentato da un piccolo trasformatore con un cavo di discreta lunghezza per permetterne un'agile installazione e segnalo infine che il prodotto si presenta interamente in colorazione nera, proprio per aumentarne l'efficacia. Voi sapete infatti che le zanzare prediligono i colori scuri e le zone in ombra, motivo per il quale il fatto di essere nero è un plus aggiuntivo a quanto ho già descritto. E qui mi ricollego per l'ultimo punto che volevo descrivere prima di trarre le dovute conclusioni sulla sua efficacia, ovvero il posizionamento dell'apparecchio per ottenere i migliori risultati possibili. Infatti, considerando tutto quello che ci siamo detti, consiglio di posizionare la macchina nelle zone d'ombra, vicino possibilmente alla vegetazione dove presumibilmente le zanzare risiedono, e in zone prive di vento, meglio ancora in angoli che presentano queste caratteristiche. Detto questo, la zona di posizionamento dipende da molti fattori e varia da luogo a luogo, motivo per il quale la cosa migliore è sicuramente valutare di volta in volta l'efficacia della trappola ed eventualmente spostarla di conseguenza. Bene, penso e spero di avervi detto tutto su questo dispositivo, ma tirando le somme, funziona o non funziona? Il mio responso, motivo per il quale tra l'altro ve l'ho portato sul canale, è che funziona. Funziona, e dico questo perché ci ho trovato all'interno, come vedete, delle zanzare tigri, cosa che assolutamente non è mai avvenuta con altre trappole simili, che sono sempre state bellamente ignorate da questo tipo di zanzare, che come sapete non sono assolutamente attratte né dai raggi UV né tantomeno da altri stratagemmi di diversa tipologia. Ora, purtroppo le immagini che vedete riferiscono alle condizioni della trappola dopo circa una sola settimana di utilizzo, in quanto o ero convinto di aver registrato il medesimo vano dopo un mese di utilizzo, ma così non era. Comunque sia, moltiplicate per 5 quello che vedete ora all'interno di questo vano, anche se, come detto, l'efficacia e la quantità di insetti raccolta dipende davvero da moltissimi fattori: il tempo, il periodo di utilizzo, la concentrazione di zanzare in quel periodo, in quel luogo, quanto avete lasciato acceso la macchina e tanti altri fattori. Detto questo, ovviamente non è tutto oro quel che luccica, in quanto ci sono dei difetti da segnalare. Primo tra tutti il costo. Questo gingillo costa comunque più di 70 euro, a meno di offerte, e non è poco. Stiamo parlando di un involucro plastico con una ventola. Ma il discorso economico non finisce qui, in quanto le elaborate e brevettate fragranze costano comunque mediamente più di 20 euro a bustina, che sì vengono date per 2 mesi, ma consiglio comunque di sostituirla dopo circa un mese. Infine, è vero che la trappola funziona, ma deve essere usata e posizionata in maniera perfetta, e anche sbagliare la zona di posizionamento può rendere vano tutta la sua efficacia. Oltretutto, è vero che cattura le zanzare, ma non sarà la soluzione unica al problema. Infatti, se uscirete in giardino
o comunque siete nei paraggi della trappola, sappiate che le zanzare preferiranno comunque voi a lei e ve le ritroverete comunque addosso, motivo per il quale invito a considerare questa trappola più come un deterrente da utilizzare per ridurre il numero delle zanzare nella vostra zona, soprattutto da attivare quando non ci siete voi nei paraggi. Quindi, ragazzi, non è la scoperta del secolo. Bene, io spero che tutto sommato questo curioso prodotto e video vi siano stati utili. In tal caso fatemelo sapere con un bel like e fatemi sapere anche qui sotto nei commenti se avete altre soluzioni contro le zanzare, che come avete capito io odio molto e per me sono un grosso problema. Vi ricordo, se non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e come sempre io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!